all'italiana. Il titolo all'italiana è sinceramente, quando scelgo i titoli delle cose lo faccio un po' in maniera istintiva e non mi chiedo esattamente il motivo. Mi ricordo che per questo film avevo pensato ad altri titoli, uno dei quali era Assassurdo. Assassurdo, no? Era l'idea di un assassino assurdo. E poi c'era. No, e poi basta. E poi Omicidio all'italiana. E alla fine la scelta è caduta tra su Omicidio all'italiana perché volevo che questo film avesse un sapore più serioso, che potesse essere insomma preso come un film non del tutto comico. Infatti non c'è nel titolo qualcosa che fa pensare che sia un film comico, perché io credo che alla fine questo film possa tranquillamente essere considerato anche un film drammatico, o comunque che si poteva fare anche in maniera drammatica, perché quello che succede nel film non è proprio una cosa bella. Parte da una morte e via via. E poi c'è anche un riferimento, insomma, alla Grande Commedia italiana, ma diciamo che è molto molto velato. E anche il fatto che siamo in Italia e che la maniera di trattare i fatti di cronaca in questo modo e alla fine è anche tipica un po' dell'Italia, anche se la cosa succede anche negli Stati Uniti, e certo. Però io credo che anche questo modo dell'Italia di andare nei luoghi delle tragedie e renderli popolari sia appunto una cosa che riguardi specificamente l'Italia. E anche il cinismo di chi localmente, a livello politico, chiamiamolo anche di esercizi commerciali, cerca di sfruttare quest'onda che si crea. Questo può accadere anche in Antartide probabilmente, o in Svezia, però in Italia sta accadendo i casi di agitazione. L'Italia lo facciamo bene. Esatto, sappiamo farlo bene. La Vetrana purtroppo non è lontana da qui, è forse emblematico. Avevo citato anche Cogni, ovviamente, che ha aperto insieme a Erba tutta una stagione efferata. Allora, altre domande? Prego, prima fila. Ciao, senti, mi è capitato di vedere Il Montatore Gelosone, che è uno sketch che hai fatto, io l'ho visto in occasione di David, e lì anche lì ironizzi alla fine sul mondo del cinema, che a volte è un po' superficiale, nel senso che non tutti i film poi vengono fatti benissimo. Volevo sapere, è solo uno sketch oppure magari ci stai lavorando su qualcosa di più? No, in realtà è un video che è nato proprio per i David, perché mi avevano chiesto di premiare la categoria montaggio dei David. E nel farlo mi hanno chiesto, fai un video che riguardi il montaggio, insomma, che tratti il tema del montaggio a tuo modo. Quindi io mi è venuta in mente questa cosa molto metalinguistica, appunto, del montatore che ostacola la storia d'amore tra l'attore e l'attrice. E in realtà con la critica alla superficialità dei film non ce l'avevo mai, cioè non era mio intento farla, però se l'hai trovata mi fa piacere, cioè. Certe volte l'audio che non si sente, no, quelli sono tutti escamotage che usa il montatore per rovinare la storia d'amore, cioè muta l'audio di lei quando le dice ti amo, oppure insomma mi rimette in una posizione diversa quando ci stiamo per baciare, oppure a letto va direttamente alla scena dopo quando io mi sto rivestendo, quindi non mi permette di vivere la storia d'amore, sono tutti escamotage. E per quanto riguarda il fatto di farne una serie, molti ne hanno parlato e mi fa piacere, perché però non, in realtà non era previsto, però magari a sto punto se me lo dice un'altra persona la faccio. E però devi prendere come collaboratori esterni in qualche modo queste persone che ti hanno. Peraltro Boris, il famoso Boris, qualcosa sul cinema ci ha detto e potrebbe nascere una serie tutta metalinguistica che racconti una storia reale d'amore o delle storie reali, però con tratti insomma molto metalinguistici, con il montaggio, insomma, ma non solo il montaggio, si potrebbe raccontare anche tutto del cinema. Esatto. Torniamo al muto, mezzo fotografico. Il muto, anche la scenografia, i costumi, certo. Possono cambiare, però il montaggio è la cosa fondamentale. Perché? È
quello che si vede poi. Esatto, salti di tempo e tutto viene scompaginato, perché credo che Marcello appunto abbia questa capacità, questa voglia di scompaginare, di cambiare le regole anche del tempo, dei tempi narrativi, e evidentemente facendo capire che l'impossibile alle volte è dietro l'angolo, e quindi l'effetto comico poi arriva.